Brigata, attenti! Con generoso slancio ed esemplare spirito di sacrificio, in occasione del violento sisma che sconvolgeva l'Italia centrale, l'esercito italiano, con un rapidissimo ed efficace schieramento di uomini e mezzi, forniva un immediato soccorso alle popolazioni, contribuendo a salvare vite umane, a ripristinare la sicurezza delle aree colpite e ad attenuare i saldi e sofferenze delle comunità interessate. Confermando le tradizionali virtù di ammirazione e altruismo, rappresentava un insostituibile strumento di ausilio e di supporto, impiegandosi in modo sinergico e risolutivo nel complessivo sistema del soccorso e suscitando ancora una volta l'ammirata gratitudine e l'unanime riconoscenza delle comunità locali e della nazione tutta. L'esercito dal 1659 در حال برگزاری است. I miei soldati erano militari di leva, magnifici alpini come altri erano bersaglieri, artiglieri, ingegneri, soldati che hanno contribuito alla sicurezza e al prestigio del paese e ne hanno garantito la difesa. La situazione da allora è cambiata, è mutata la società, è mutato il concetto di sicurezza e nei vari gradi ho avuto modo, in incarichi di diversa responsabilità, di apprezzare le trasformazioni in atto che hanno portato l'esercito, prima basato sulla coscrizione obbligatoria, a diventare uno strumento professionale, flessibile e proiettabile in nuovi più complessi scenari, quelli che hanno seguito la fine della guerra fredda. Non a caso ho guidato lo stesso battaglione di cui ero comandante di plotone 15 anni dopo in una delle prime operazioni di pace in Mozambico. Come dicevo, da allora è cambiato quasi tutto: mezzi, equipaggiamento, addestramento, modalità operative, organizzazione strutturale, ma non sono cambiati i principi di fedeltà, onore, disciplina, valore, lealtà che sono proprio di tutti i soldati italiani. Ed è proprio riconoscendosi questa eredità morale, animate da un amore di patria e da una professionalità esemplari, diventando artefici della trasformazione in atto, che i nostri soldati hanno continuato a scrivere la storia. Sono tornati in operazioni lontane dai confini, sono tornati anche in combattimento. E sono tornati anche talora a sacrificare la propria vita per gli altri, per il bene comune. Io ho avuto l'onore di guidare molti di questi valorosi in operazione. E nessuna parola potrà esprimere l'orgoglio di essere stato il comandante. Grazie a tutti questi provi la Forza Armata oggi si pone con lo strumento dello Stato pronto ad intervenire in difesa della pace e della sicurezza. E io voglio rivolgere un plauso a tutto il personale coinvolto agli turnamenti in attività di approntamento e di addestramento, cruciali e spesso anche rischiose, perché la vita del soldato è una vita più impegnativa al servizio del Paese. Quindi cambiamenti epocali, sfide che continuano, in un mondo che continua a essere insicuro, con una complessità di odierni scenari crescenti, l'esercito è riuscito a mantenere l'efficienza, talora con impegno, talora naturalmente non possiamo dimenticare il nostro personale, autentico e vero centro di gravità della Forza Armata, a cui bisogna continuare a dedicare le migliori risorse per garantire la sicurezza fisica e psichica, in operazioni e in addestramento. Ed è per questo motivo che con ferma convinzione posso affermare che è stato un privilegio unico essere stato il capo di stato maggiore di questo esercito. E a voi ufficiali, sottufficiali, soldati, graduati, personale civile, che mi rivolgo ancora una volta per ringraziarvi del vostro servizio. Ormai consueta familiarità, ammirazione e fiducia con cui le uniformi dell'esercito sono accolte per le strade della nostra città, delle nostre città, deve essere per tutti noi il più grande sprone a continuare a rispondere con disciplina ed onore alle richieste della collettività nazionale di cui ne siamo espressione. Caro Claudio, sotto la tua leadership l'esercito ha saputo affrontare con successo tutti gli impegni in contesti se spesso difficili e in un momento di severe ristrettezze finanziarie. Il tuo personale è stato il vero motore centrale dello strumento militare, al di là di ogni evoluzione tecnologica. Dimostrazioni dell'eccellenza dei nostri soldati sono anche validi esempi della loro capacità di agire. I risultati ottenuti sono stati unanimemente riconosciuti dalla comunità internazionale.
Inutile sottolineare quanto grande sia la mia stima per le tue capacità e qualità. Sono certo che l'esercito continuerà ad essere guidato da mani esperte e sicure. La sfida terribile del terrorismo, un attacco ai fondamenti di libertà, di democrazia, di tolleranza e di convivenza, contro il quale servono risposte globali. L'esercito è fatto di donne e uomini ed è da loro che bisogna partire per combattere. Noi dobbiamo cercare di trovare anche soluzioni tecniche. Questo problema lo seguiremo nell'interesse del personale, che sono certo che lo stiamo risolvendo. Gli alpini, esempio per l'Italia. È bene che sia così, l'Italia in questo momento ha bisogno di messaggi di ottimismo. Eroi, giovani, fanciulli con un cuore forte. Gli alpini sono anche fonte di ottimismo? Per forza. Noi abbiamo bisogno, l'esercito, le forze armate, il servizio è fonte di ottimismo. Gli alpini sono l'espressione dell'ottimismo, anche nel sacrificio, anche nella sofferenza, dopo il dolore, dopo il ricordo dei caduti, mandiamo l'ottimismo perché le nostre future generazioni saranno come noi e meglio di noi.